Beh, 2 settimane a Capri. Non sai quanto vi invidio. Prima di partire, però, dobbiamo discutere delle offerte per la prossima stagione. Ah, tranquillo, ho già buttato giù un paio di idee. Penso che ti piaceranno. Ciao a tutti. Per favore, papà, sii breve, ho da fare. So che sei molto impegnato con la cena di stasera. Come va? È tutto a posto? Sai parlare soltanto di questa maledetta cena. Beh, il tuo entusiasmo si è smorzato piuttosto in fretta. È solo che trovo superflue tutte queste smancerie. Robert, per favore, sai bene quanto sia importante la cena di stasera. Comunque, vi ho fatti chiamare perché vorrei parlarvi della figliastra di Barbara. Quindi posso andarmene. L'ho conosciuta poco fa. Ah, allora? Allora cosa? Niente, ci siamo presentati e basta. È vero, è su una sedia a rotelle, ma non bisogna farne un caso nazionale. Barbara vorrebbe che tutti noi ci comportassimo in maniera normale con lei. Papà, dai, questo è sottinteso. Non permetto alla tua amante di darmi lezioni di comportamento. Barbara ha semplicemente espresso un suo desiderio. Che intendo soddisfare, tranquillo. Hai finito? Sì. Si può sapere che gli è preso? Stamattina era tutto esaltato all'idea di questa cena. Non lo so. Avrà qualche problema in cucina. Max mi ha detto che mi cercavi. Che cos'è successo? Volevo soltanto dirti che sono contentissima di questo nostro viaggio. Anch'io. Mi hai cercato dappertutto solo per questo? Beh, non proprio. Volevo chiederti... Non potremmo partire già oggi? Perché, scusa? Il nostro volo è domani mattina. Voglio stare un po' sola con te. Potremmo passare una bella serata a Monaco, no? Mi piacerebbe molto, tesoro, ma non è possibile. Mio padre ci rimarrebbe male. Questa cena di famiglia è un vero incubo. Non mi va di andarci. Voglio partire con te per capo. Anch'io non vedo l'ora di partire, credimi. So che Barbara non ti piace. Mio padre non vuole questa cena per lei, ma per sua figlia. E la nostra presenza è importante. E per me è importante andare via di qui. Caterina... Ehi, un giorno in più o in meno non fa alcuna differenza. Non è vero. Per favore, Alexander, partiamo subito. Non capisco cosa mi stia succedendo in questo periodo. Sei un po' esaurita, amore. Prima le discussioni con mio padre, poi la morte di mia madre. Sono cose che lasciano il segno. Probabilmente hai ragione. Già, dovrei cercare di stare più tranquilla. Esatto. Allora, che fai? Vieni stasera a cena. Domani partiamo, però. Hai la mia parola di lupetto. Dobbiamo soltanto confermare il volo. D'accordo. Allora vengo. Ti amo, tesoro. Anche io. Devo andare da Robert. Ecco la chiave e la cartina dei sentieri, signor Menzel. Grazie mille. Si figuri. Se non ci confermano il volo, potremmo sempre andarci in auto. La strada fino a Napoli è meravigliosa. Ottima idea, brava. George. Signore? Dovrebbe prenotarmi una camera matrimoniale in questo albergo per 14 giorni. E poi dovrebbe chiamare l'agenzia e confermare questo volo. Sì, me ne occupo subito. Grazie mille. Tesoro, ti consiglio di preparare le valigie e subito. Ah, il signor Maywald vorrà te. Salve. Signor allora, Salfeld. Come va? Sei qui per mia moglie, ne approfitti. Domani partiamo. Ah, sì. Beh, in effetti avrei bisogno di definire gli ultimi dettagli sulla mostra. Bene. Allora vi lascio soli. A dopo. Arrivederla. Arrivederci. Ciao, fratellino. Qui c'è sempre un buon profumo, ma qual è il tuo segreto? Ha a che fare con un rito magico e... mi spiace, non posso dirtelo. Che stai preparando di buono? Vuoi assaggiare? Certo. Metti anche quel pezzetto. Grazie. Mille grazie.
Sei venuto qui come spia di papà? Non ci crederai, ma ogni tanto ragiono con la mia testa. E qual buon vento ti ha portato nella mia cucina? È per la cena di questa sera. Allora ho ragione. Papà non c'entra, te lo giuro. Volevo solo chiederti di non riversare su Miriam l'avversione che provi nei confronti di sua madre. E cosa ti fa credere che voglia farlo? Niente, niente, davvero. Il mio è solo un consiglio. È inevitabile che voi due avrete a che fare l'uno con l'altro. Chi? Tu e Miriam. Lei è nostra ospite. Dovremmo farla sentire a suo agio. Certo, potresti andare a cavallo con lei. Miriam va a cavallo. Anche se è paralizzata. Sì, così mi hanno detto. Questo arrosto è delizioso, davvero succulento. Beh, comunque nelle prossime 2 settimane dovrai badare tu a lei. Che cosa? È uno scherzo? Katarina e io andiamo a Capri. Ma scusa, come puoi abbandonarmi? Ma non ti abbandono. Mia moglie e io abbiamo bisogno di stare un po' da soli. Barbara vuole installarsi qui, non te ne sei accorto? E adesso sua figlia farà la stessa cosa. Sì, e allora? Se papà è felice, io sono contentissimo per lui e dovresti esserlo anche tu. Sta tranquillo, ok? Miriam sarà sicuramente simpaticissima. D'accordo? Trattala bene. Sto morendo di fame. Ciao, Alexander. Beh, in cucina, dove vuoi che sia. No, la cena sta per arrivare. Io non posso venire. È impossibile, sono sommerso di lavoro. Sì, salutameli. Ciao. Grazie, non abbiamo più bisogno di lei. Grazie, signore. Direi che è stata una bella serata. Robert ha di nuovo superato se stesso. Già, peccato però che non sia riuscito ad unirsi a noi. Ah, è difficile che si allontani dalla sua cucina. È diventata una specie di rifugio per lui. Ah, quel ragazzo lavora troppo. Un po' più di tempo libero gli farebbe bene. Che impressione vi ha fatto Miriam? Sembra simpatica, non è vero? Sì, assolutamente. È una ragazza con la testa sulle spalle. Katarina è rimasta molto colpita da lei e dal modo in cui affronta la sua situazione. È successo per un incidente o è una malattia? È una storia molto triste. Suo padre soffriva di depressione durante un'escursione in montagna con lei, che aveva solo 12 anni. Si gettò in un burrone. Miriam tentò di aiutarlo, ma purtroppo scivolò. Ma è terribile. Già, cadendo, lei urtò con la schiena contro alcune rocce. E quando in ospedale riprese i sensi, si accorse di non poter più camminare. Da allora è affetta da una paralisi parziale. E non può essere curata? Barbara l'ha portata dai migliori specialisti, ma nessuna terapia ha avuto effetto. Immagino che sia molto legata a quella ragazza. Oh, sì. A quel punto Miriam rischiava di finire in orfanotrofio, non avendo parenti. Insomma, Barbara ha fatto di tutto per evitarlo. È una donna generosa e soffre molto per il fatto che Miriam non possa guarire. È una situazione difficile. Spero che Miriam si trovi bene da noi. A proposito di questo, Katarina mi è sembrata un po' tesa questa sera a cena. Come mai? Sì, lei era un po' stanca. Per questo è andata a letto così presto. Ma il nostro viaggio a Capri ci tirerà su. Ne abbiamo bisogno tutti e due. Anche per me è ora di andare a dormire. Alexander, non so se domani riusciremo a vederci, quindi vi auguro una buona vacanza. Grazie, zia. Buonanotte. Buonanotte, Elizabeth. Buonanotte. Allora, figliolo, che ne dici di un bicchierino della staffa tra uomini? Dico che è un'ottima idea. Non proprio, vero?
Buongiorno. Sei stata stupenda ieri. Grazie. Grazie di che cosa? Di aver sopportato Barbara. Beh, veramente l'ho fatto per sua figlia, altrimenti l'avrei strozzata. Miriam è molto carina. È incantevole, sì. Oggi andiamo a Capri, tesorino. Ah, sì. Non vedo l'ora di essere lontana da tutto e da tutti. Ehi. Tutto a posto, amore? Sì. Tutto a posto, sì. Davvero? Secondo te quanto ci metterete ad arrivare a Napoli? No, non abbiamo fretta. Di sicuro faremo un paio di tappe intermedie. Certo. Lungo la strada ci sono un sacco di posti da vedere. Bravi, spero che vi divertiate. Ci puoi scommettere. Caterina, devo andare un attimo in ufficio a fare una telefonata. Partiamo tra mezz'ora, va bene? Nessun problema. Ok, allora dopo. Grazie, Maxine. Figurati. Il tratteggiato invece non è molto lungo, ma è più impegnativo. Ha alcune salite tecniche. Allora, sì, spero di aver pensato a tutto. Comunque, per qualsiasi cosa, mi chiami pure sul cellulare. D'accordo, signore. Okay. Ah, fossi lei, farei l'itinerario più impegnativo. Di un po', Maxim. Hai visto Caterina, per caso è di sopra? No, non credo. È strano, pensavo che fosse fuori e invece non c'è. Ah già, poco fa è corsa via. Com'è corsa via? E dove è andata? Sapeva che dovevamo partire. Mi stai nascondendo qualcosa? Che è successo? È mia sorella, cerca di... E io sono tuo cognato, quindi parla. Mi vuole fare una sorpresa, giusto? No, non sono affari miei. Dai, non mettermi in mezzo. Maxim, che c'è? Ok, forse dovrei dirtelo. È giusto che tu lo sappia. Ma non è facile per me.